Buongiorno, siamo quasi a Ferragosto, eh? Domani è Ferragosto. Allora, poi la settimana prossima o dopo Ferragosto ricominciamo con i video quotidiani. Intanto oggi vi volevo parlare di questa strategia che ho chiamato la strategia del finger food, perché l'altro giorno ero a fare coaching anche in trasferta, quindi ero in vacanza e stavo facendo business coaching con un consulente. E mi stava raccontando un po' la sua storia perché eravamo al primo appuntamento, no? E quindi mi diceva che lui era uno che, insomma, che dava troppo, no? Anche ai potenziali clienti, no? E che era rimasto molto, molto impressionato dal mio precedente video, quello dove dicevo pagare pecunia a vedere cammello, cioè non ti posso dare tutte le informazioni perché poi dopo tu quelle informazioni le usi per farti fare magari dei progetti da qualcun altro, no? Quindi gli ho suggerito una strategia che ho chiamato la strategia del finger food. Cioè gli devi dare delle piccole, no? Un po' alla nouvelle cuisine, quindi gli devi dare proprio delle dosi molto micro di saggezza e di consulenza al potenziale cliente, perché se gli dai tutto, gli sbrodoli addosso tutto, gli dai da mangiare piatti di pasta asciutta così, e poi non hanno più fame, non hanno più bisogno di te. E quindi vanno belli pieni, satolli da qualcun altro e digli: guarda, adesso fammi quello che mi hanno consigliato. Quindi attenzione, quando state parlando con un potenziale cliente, cerchiate di usare la strategia del finger food. Poco, poca roba, ti do un pochino, ti faccio pensare che c'è altro. Ti devo far venire fame, ok? Buone vacanze ancora, buon Ferragosto per domani e da dopo Ferragosto cominceremo di nuovo con i video quotidiani, ok? Perché ve l'ho già detto, tante novità, ci sono i corsi, mi raccomando, iscrivetevi ai corsi di Infinity Referral che ci sono a settembre, ci sono a Milano, a Padova e a Bologna. E poi c'è il corso, quello per i manager sul reclutamento. Dura una giornata, ma vi svolta la vita, signori manager. Quindi io ve lo consiglio. Sapete che tendenzialmente quando propongo qualcosa ha un senso e in genere è un senso che produce denaro per voi. Quindi io fossi in voi mi ascolterei. Ciao, ci vediamo dopo Ferragosto. Eh? Ciao, ciao a tutti.